Manifestazione più imponente che caratterizza la storia italiana ed europea nei due secoli dopo il 1000 è la rinascita della città. In Toscana questa rinascita si estende a tutto il territorio e dà luogo a una fioritura straordinaria di piccoli e medi centri, alcuni dei quali sono giunti fino a noi quasi intatti. La loro forma è mutevolissima, in rapporto alla conformazione del terreno, alle necessità di difesa, al diverso grado di prosperità, allo stato di conservazione delle più antiche strutture romane. Quando non siano i dirupi inaccessibili a difendere la comunità da aggressioni e scorrerie, una gran folla di torri e di campanili si addensa oltre il perimetro breve delle mura. I cittadini vivono e lavorano con rinnovata tensione morale e spirituale. Acquistano una nuova sensibilità collettiva, producono, commerciano, raggiungono il benessere. La civiltà che dà luogo a queste trasformazioni si dice romanica, ad indicare una libera rinascita delle forme classiche romane. Il senso di tale continuità può essere quasi simboleggiato dalla piazza dell'Anfiteatro di Lucca, che sorge sulla più antica struttura latina. Ma in epoca romanica non si raccolgono soltanto eredità antiche, si fondano modelli, anzitutto architettonici, di altissimo valore estetico. In territorio fiorentino, su uno dei colli che strettamente cingono la città, spicca per logica nitidezza di concezione e di impianto la chiesa di San Miniato. Iniziata 18 anni dopo il 1000, sembra compiuta una cinquantina d'anni più tardi ed è quindi cronologicamente coeva o vicina agli altri massimi monumenti italiani, quali il Duomo di Pisa, il Sant'Ambrogio di Milano, il San Marco di Venezia e il Sant'Alessandro di Lucca. La facciata, con i suoi rigorosi spartimenti geometrici e la sua chiara dicromia, presenta una eccezionale coerenza di linguaggio con l'interno. Thank you.
di San Miniato appare infatti come un organismo ambientale unitario, in quanto la complessità dei rapporti e degli spazi è regolata con puntuale razionalità. La progressione architettonica dalla facciata verso l'abside è scandita dalla presenza degli arconi trasversi che si staccano dai pilastri e sottolineata dal ripetersi di misure e di temi omogenei, sia strutturali che decorativi. Insieme al tetto a capriate, si guardi lo stupendo pavimento ad intarsi marmorei con simboli e figure, una sorta di ricco tappeto steso lungo l'asse longitudinale della chiesa. Ma l'unità del San Miniato si fonda anche sulla presenza della cripta illuminata, visibile e chiaramente percepibile fin dall'ingresso, che porta a tre i livelli della chiesa ed è occasione primaria di integrazione ambientale. In questa parte, insomma, dove l'edificio si conclude e si chiude, si ha un'accentuazione quasi incalzante di temi, che variano ma non contraddicono il ritmo architettonico dell'interno. Qui si raccolgono anche manufatti di raffinata eleganza, come il pergamo a tarsie marmore, che in parte si appoggia al recinto del presbiterio. Siamo ormai agli inizi del 200, quando nella chiesa vengono introdotti questi elementi di arredo. Ma non c'è contrasto o dissenso tra l'anonimo progettista costruttore del San Miniato e il maestro che scolpisce, intaglia, trafora e intarsia le raffinatissime transenne, rendendosi partecipe e continuatore di una cultura che si consolida a Firenze, ma che si irradia anche fuori dei confini della città e del territorio. Dal San Miniato al Battistero il passo è breve, come si ricava anche da un semplice dettaglio. Ma la vicenda della costruzione del Battistero è molto controversa. Alcuni studiosi pensano che nella chiesa romanica siano state inglobate parti dell'originario edificio del V secolo, altri sostengono che di questo non resti traccia. L'esterno, su tre ordini, presenta il consueto rivestimento in lastre di marmo bianco e verde di Prato, che si innesta armonicamente nella trama strutturale. I ritmi orizzontali e verticali del grande ottagono stabiliscono sequenze di estremo equilibrio, cui concorrono insieme le lesene, le colonne, la trabeazione, i semipilastri e le arcate, sulle quali si aprono finestre di gusto classico. Nella lettura del monumento, prescindendo dagli ulteriori arricchimenti in cui furono impegnati alcuni dei maggiori maestri del Rinascimento, si deve tener conto che l'attico, con le facce tripartite da basse lesene scanalate e la copertura a piramide, sono aggiunte del XIII secolo. Tra esterno e interno c'è piena corrispondenza strutturale. Ma soprattutto nel primo ordine non si può fare a meno di notare che la possente trabeazione che poggia su grandi colonne monolitiche riflette assai da vicino i caratteri dell'architettura imperiale romana. La cupola ogivale, a spicchi, interamente rivestita di mosaici, alimenta ed esalta il senso fastoso e solenne dell'interno. I temi salienti della compagine strutturale possono essere percorsi nei loro collegamenti verticali, dal primo ordine ai matronei e fino ai riquadri dell'attico, oltre i quali hanno inizio le fasce musive. O in quelli orizzontali, nel giro dei matronei,
sempre sottolineati da colonne, lesene, cornici, tarsie e fregi. In ogni momento e parte dell'architettura si misura la potenza degli spessori e degli aggetti, che quasi sfuggono all'esterno, assorbiti come sono dalla ripetizione modulare dei partiti decorativi. Unica variante al succedersi simmetrico delle partiture equivalenti è l'abside a pianta quadrata, nota come sgarsella. Sul muro le tarsie marmoree compongono un gioco astratto di linee e di campiture. La piccola volta, sostenuta da quattro colonne romane, conferisce alla sgarsella la preziosità di uno scrigno. Vi ha operato un Fra Jacopo attorno al 1225, figurandovi a mosaico la Madonna, il Battista e quattro telamoni che sostengono una grande ruota con i profeti, i patriarchi e l'agnello mistico, in forme che rivelano una cultura romana e classicheggiante. Una vera folla di maestri e di esecutori lavorò fra il 1260 e il 1330 alla decorazione della cupola, in cui giganteggia la figura di Cristo dovuta al grande coppo di Marcovaldo. È uno dei cicli più importanti dell'arte duecentesca. Dalle gerarchie celesti, agli angeli con le trombe del giudizio e i simboli della passione, dalla Vergine con gli apostoli seduti su tronetti, al giudizio finale e all'inferno, dove ancora ci si incontra con la tensione drammatica di Coppo, le scene documentano l'opera di personalità emergenti e l'esistenza di una situazione culturale diramata e composita. La facciatina dell'abbadia Fiesolana è un prospetto incorporato nella incompiuta facciata quattrocentesca dell'abbadia brunelleschiana. Strettamente connessa nello spirito, nelle forme e nella tecnica con il San Miniato e il Battistero, è caratterizzata dalla netta definizione di campi ad opera degli elementi architettonici, le colonne che sostengono le arcate cieche, le trabeazioni, le cornici. La decorazione si sviluppa con estrema raffinatezza e libertà, mediante l'equivalenza di temi che subiscono però continue alterazioni. Si giunge talora, specie nella parte superiore, ad una sorta di grafia minutissima, che arricchisce ulteriormente il lessico elaborato in area fiorentina. Tale grafia si rinviene anche più tardi nell'architettura pistoiese, che tuttavia è da porsi in rapporto con i modi pisani e lucchesi. Nel San Giovanni por Civitas, una cortina bidimensionale a fasce cromatiche distinte si appoggia al fianco sinistro della chiesa. La presenza delle lesene crea lungo tutto il primo ordine una serie inesauribile di giochi ottici, solo che vari di poco il punto di vista. La vicinanza con l'architettura pisana e lucchese è provata anche dalla presenza di un bellissimo architrave, opera firmata di Gruamonte, che vi ha raffigurato l'Ultima Cena. Tutta la composizione è rigorosamente frontale e l'identità stilistica è ben simboleggiata nella tovaglia che ripete un modulo fisso. Anche la chiesa di Sant'Andrea ha in facciata un'opera di Gruamonte che qui si autodefinisce Magister Bonus e che la firma insieme al fratello Adeodato. Con i magi che vanno da Erode e i magi che adorano il bambino, lo scultore propone, anche in questa architrave, uno schema compositivo fondato sulla pausata ripetizione di forme analoghe. La scena è divisa in due zone distinte, ma si dispiega da una parte all'altra con bella fluidità. Thank you.
terra pisana, la Basilica di San Piero a Grado, ancora oggi immersa nella quieta campagna, fu costruita attorno alla metà dell'undicesimo secolo. La chiesa, a tre navate, denunciate rigorosamente anche all'esterno, ha tre absidi che riprendono il paramento ad archetti, due a due collegati con alte lesene. L'impianto è solenne e grandioso. Vi operarono certamente costruttori lombardi non immemori delle forme tardo-ravennati e per questa via volti ad affermare una linea di purezza classica, quella stessa che trova riscontri significativi in contemporanee architetture lucchesi. Nel grande spazio regolare, che poi le mura alla metà del XII secolo definiranno limpidamente verso la campagna, il Duomo, il Battistero, il Campanile e il Cimitero di Pisa trovano dislocazione coordinata e armonica. Il grosso cantiere è attivo a lungo, a cominciare dal 1063, data di fondazione del Duomo, che, pur con le successive profonde modificazioni, va considerato elemento di referenza primaria per l'ulteriore assetto urbanistico e spaziale dell'area. Nella progettazione e costruzione dei monumenti troviamo impegnati alcuni grandi maestri, quali Buscheto, Deotisalvi e Rainaldo. L'impresa è degna della città, che nell'undicesimo secolo attraversa un periodo di grande potenza e floridezza economica e ha contatti e scambi con il Medio Oriente. Al Duomo si lavora attorno al 1100, fino alla consacrazione avvenuta nel 1118 e ancora tre anni dopo, quando l'opera nella versione originaria può considerarsi conclusa. La gran macchina architettonica riflette fino a questo momento l'impostazione sostanziale datale da Buscheto, ma gli interventi posteriori, fino a quello determinante di Rainaldo alla metà del XII secolo, ne modificano profondamente l'aspetto. A cominciare dalla zona absidale, le volumetrie e i paramenti vengono alterati in ogni parte, anche se il pensiero buschetiano non viene tradito o rinnegato. Buscheto aveva dunque progettato una grande costruzione che è il risultato della combinazione e connessione di tre corpi, l'uno a cinque, gli altri due a tre navate. Tale concezione è determinante per la figura dell'intero edificio, che si presenta come un organismo assai complesso, in quanto nel campo visivo sono spesso coinvolti e compresenti volumi ed elementi diversi. Tuttavia, l'opera è estremamente unitaria e rivela un classico equilibrio, una logica ed un ordine assoluti, che si manifestano nel modo con cui da ogni dettaglio si può risalire ai temi più generali trovando sempre connessioni necessarie. Tutto ciò si verifica sia nelle vedute dal basso che in quelle pur ordinarie dai vari livelli del campanile, donde la rigorosa stereometria dell'edificio si coglie con eccezionale efficacia in tutta la sua imponente solennità. L'intervento di Rainaldo porta all'ampliamento della chiesa, che assume così una forma propriamente basilicale. Viene demolita la vecchia facciata e vengono aggiunte tre campate. Rainaldo vuole essere un continuatore e quasi non si distingue da Buscheto finché opera sui fianchi, ma quando compone la nuova facciata evidenzia una cultura e una sensibilità diverse da quelle del predecessore. Così, egli espande e moltiplica le circostanze e le occasioni di luce e di colore, specialmente nei quattro ordini di loggette sovrapposte, che costituiranno poi un esempio assai seguito sia in terra pisana e lucchese che altrove. Pur senza falsare con la sua innovativa presenza la volumetria interna,
la facciata di Rainaldo se ne isola ed appare in se stessa conclusa per la sua raffinata ornamentazione, per il variare continuo dei moduli, per il fasto degli inserti e tarsie di marmi colorati. L'interno del Duomo rivela subito una strumentazione spaziale di grande effetto. Il grande ambiente è popolato da una vera selva di colonne, che nelle vedute angolate si compongono in gruppi mutevoli su piani diversi. Anche le vedute dal basso in alto e viceversa scoprono intercidenze di strutture e pluralità di spazi differenziati e variamente comunicanti. Tutti questi effetti, anche se vengono accentuati nella versione odierna, che è il risultato di ripetute trasformazioni, sono già impliciti nella concezione planimetrica boschettiana. Questa misura spaziale, continuamente rinnovantesi, trova un complemento logico e necessario nella successione dei matronei, che articolano ulteriormente lo spazio e presuppongono vedute angolate anche dal basso in alto e viceversa. Lo stesso percorso verticale e longitudinale lungo la navata centrale porta alla graduale scoperta di prospettive e di fughe che raggiungono il massimo effetto in prossimità del transetto. La decorazione a fasce parallele, di ascendenza islamica, operata dopo la morte di Buscheto, accentua il fasto e la ricchezza di questo interno. Anche il battistero, fondato nel 1152 da Deo Ti Salvi, è opera stratificata. All'esterno interviene Nicola Pisano, che aggiunge i timpani alla loggetta superiore. La cupola è del XIV secolo. A Deo Ti Salvi appartengono sicuramente il primo ordine ad arcate cieche e la loggetta superiore. La decorazione plastica dei portali risale anch'essa alla sua cerchia e al suo tempo. Anche l'interno ha subito trasformazioni notevoli che non permettono di accertare quale fu la forma originaria concepita da Deo Ti Salvi, che firmò e datò l'opera. Sicuramente a lui risale l'impostazione complessiva fondata sulla creazione di un deambulatorio che, raccogliendo la luce naturale, ne smorza la quantità, lasciando il vano centrale nella penombra. Il pittoricismo esterno cede qui il posto ad una laconicità e nudezza assolute, che permettono di sentire lo spazio nella sua dimensione risonante. Vedute di grande suggestione si hanno anche quando si passi dal vano centrale all'anello che lo circonda. Non solo perché gli spazi hanno una diversa misura e calibrazione, ma anche perché il forte muro esterno, i pilastri, le colonne, le volte, si motivano e si giustificano quale coordinato sistema di strutture e di forze interagenti. In alcuni punti, anche per effetto del regime della luce, si colgono momenti di totale, assoluta astrazione compositiva. Dalla severità austera dell'interno del battistero si distacca il fonte poligonale collocato sotto la cupola. I marmi sono lavorati a traforo come trine. Le tarsie appaiono di inesauribile ricchezza decorativa. Le protome umane ed animali entrano nel contesto plastico pittorico senza interromperne la continuità.
Lasciando il battistero, l'uscita verso la facciata del Duomo è quasi un obbligo. È il modo migliore per coglierne le ritmate armonie da una distanza che, se non calcolata, è certamente la più giusta e rivelatrice. Ancora un prezioso episodio al braccio destro del transetto del Duomo. La porta di San Granieri, fusa da Bonanno Pisano insieme a quella poi distrutta della facciata attorno al 1180. Il bassorilievo col simbolo cristiano delle navi e del faro è uno dei pochi episodi plastici inseriti nel campanile, fondato anno domini 1174, secondo il computo pisano, e cioè il 1173. L'inclinazione dell'edificio cominciò a determinarsi a costruzione iniziata, ma non impedì che l'opera fosse compiuta secondo il disegno originario fino al coronamento, che risale alla metà del 300. Il tema delle loggette, che in sei ordini sorgono sopra il basamento ad arcate cieche, è di origine lombarda, ma si trasforma integralmente fino a diventare emblematico del romanico a Pisa. Le loggette, collegate da una scala elicoidale che le rende praticabili, alleggeriscono la mole della torre e istituiscono una ritmica verticale e orizzontale di grande originalità. Dall'alto, lo sguardo torna ancora una volta ad abbracciare i vari episodi del complesso, gloria somma dell'architettura occidentale e dei grandi maestri operosi a Pisa nei primi secoli dopo il 1000. Da Pisa a Lucca. L'architettura romanica lucchese, oggi distinta da quella pisana, presenta un archetipo di grande importanza da collocare nella seconda metà dell'undicesimo secolo. È la chiesa di Sant'Alessandro, nuda e semplice nella purezza del muro costruito con grandi pietre avvicinate in filari alternati di due diverse altezze. La sua classicità ha un seguito nella grande basilica di San Frediano a cinque navate, costruita nella prima metà del XII secolo e posteriormente rialzata. Ove non si tenga conto del grande mosaico duecentesco, la chiesa è povera di ornamenti e denota nostalgie classiche nelle logge architravate, nonché negli architravi e in altri dettagli costruttivi. Anche qui, come nel Sant'Alessandro, nessuna ricerca di piacevolezza, fuorché nella facciata di intatta chiarezza, marmo e pietra arenaria si alternano senza un preciso succedersi di misure e simmetrie. Il fianco, pur rimaneggiato, conferma evocazioni classiche, mentre il campanile merlato riconduce a modelli lombardi. L'abside, prospiciente la discesa dalle mura, vive in un ambiente spaziale di eccezionale bellezza che dà un'impressione precisa del carattere stratificato della città. È un semicilindro con loggetta, ritmato da sei finestre, che quasi raggiunge l'altezza pronunciata della navata centrale. L'interno è forse il più denudato e solenne di tutto il romanico in Toscana. Ha impianto basilicale a colonne assai distanziate, molte delle quali di spoglio, che danno alla progressione spaziale un ritmo pausato e costante. La navata centrale,
sull'alto della quale si aprono piccole monofore, è corsa da una cornice che stabilisce un preciso riferimento proporzionale e che continua anche nella bellissima abside. L'intensità e quasi il pathos sentimentale dell'interno di San Frediano è accresciuto dal tono sobrio della pietra, senza ombra di preziosità. Tra le opere d'arte che la chiesa contiene, spicca il fonte battesimale, grande profonda vasca o fontana, immersa nella luce modica e filtrata di una delle navate laterali. Il fonte è firmato Robertus Magister in Arte Peritus, che possiamo ragionevolmente considerare autore solo di alcune parti. Quelle che qui vediamo con le storie di Mosè appaiono opera di altro maestro, capace di raccontare in alto rilievo scene affollate e potenti con sorgiva, vibratissima sensibilità. Artista non privo di sostanza di cultura, ha però notevole indipendenza dai suoi ispiratori ed è assai originale quando figura l'Eterno che appare a Mosè mentre la verga si trasforma in serpente o quando sovrammette cavalli e cavalieri armati sulle onde turgide pescose del Mar Rosso. È questo il riquadro che meglio di altri documenta ricorsi significativi alla scultura romana, ma anche contatti con quella lombarda del tempo di Viligelmo. Siamo alla metà del XII secolo e non si conoscono di questo momento in terra toscana episodi simili o paralleli. I guasti che nel corso dei lunghi secoli la Gran Vasca ha subito non ne hanno compromesso la straordinaria, altissima poesia. Un altro maestro, Biduino, firma l'architrave di una delle porte della chiesa di San Salvatore in Lucca con il lavacro di San Nicola. Tra le sue varie opere in Lucchesia e nel Pisano, questa si isola per l'eccezionale energia plastica e per la perentoria impostazione architettonica. Al Duomo di Lucca si lavora dall'XI secolo all'inizio del XIII, quando maestro Guidetto da Como pone in facciata la sua firma con la data 1204. Ma anche in tempi successivi si hanno aggiunte ampliamenti e rifacimenti, a cominciare dall'interno che ha forme gotiche. E tuttavia la chiesa, che è un grande palinsesto, riesce a conservare la sua romanica identità. All'abside e alla sua ricchissima decorazione si attende agli inizi del Trecento da maestranze di origine e di cultura diverse. Ma ancora verso la metà del secolo il cantiere è in piena attività. Nello stesso periodo, e ancora più tardi, si lavora al fianco sud e al campanile che viene rialzato e che acquista slancio e leggerezza anche per l'impiego del marmo negli ultimi ordini. Maestro Guidetto ha certo presente il grande esempio pisano quando sovrappone le loggette praticabili profonde della facciata, ma sostituisce un impeto quasi gruento di contrasti alla leggera, limpida politezza di Rainaldo e da questi si distacca completamente nel profondo porticato che costituisce, con la peculiarità della sua forma, un unicum, non solo in ambiente toscano. Qui si svolgono cicli scultorei di alta qualità, le storie di San Martino, i mesi, il Redentore e altro, cominciati ad eseguire nel quarto decennio del 200. Le storie e i mesi, che risalgono forse ad un'unica personalità,
denotano una notevole indipendenza dai celebri e diffusi modelli antelamici. Il Cristo in gloria con gli angeli, nell'unotto centrale, può essere di scultore assai vicino all'autore del Martirio di San Regolo, nel portale di destra. Il Martirio, nella sua pura schiettezza, nei suoi spazi e pause calibrate, nella coerenza assoluta dello stile, deve essere annoverato tra i capolavori del tempo. All'interno della chiesa, per ragioni di conservazione, è stato trasportato il gruppo con San Martino a cavallo, in atto di dividere il mantello col mendico. Una nuova testimonianza della ricchezza dell'ambiente artistico a Lucca agli inizi del 200. L'autore del gruppo, che resta anonimo, ha creato un'opera di profonda umanità che commuove, con un linguaggio di piena adesione al sentimento interiore. Dalla città alla campagna, per fermarci di fronte ad alcuni tra i mille episodi romanici maggiori e minori di cui è popolata. Nel Senese, poco distante da Montalcino, al fondo di una valletta in posizione insolita, appare l'abbazia di Sant'Antimo. Oltre l'immediatezza della suggestione paesistica, si coglie subito nella zona absidale e nel fianco una peculiarità di forma ed impianto che denunciano la ripresa di modelli cistercensi ad una data estremamente precoce, gli inizi del XII secolo. La facciata, con il portale fortemente incassato, è assai vicina ad esempi francesi. Anche i dettagli scolpiti dell'abside riconducono ad esempi transalpini. Il paramento in travertino, con le finiture in alabastro, contribuisce all'effetto complessivo dell'architettura. In territorio lucchese, la fioritura romanica impressiona sia per la quantità degli edifici, sia per l'inesauribile ricchezza di temi, soluzioni costruttive e ornamentali. A Diecimo, il grande campanile merlato domina l'intera valle. Sulla nuda facciata spicca uno stupendo architrave con tralci e figure. I maestri lombardi, attivi nella regione, si mostrano sensibili di fronte al diffondersi delle forme lucchesi e pisane, tra le quali si hanno frequenti interferenze. Vicino alle pievi sorgono per ogni dove chiese minori o cappelle, come questa di San Martino in Greppo. È una piccola aula ad una navata, con absidiola ad archetti pensili intervallati da lesene, immersa nella quiete di un oliveto sui fianchi della montagna. La pieve romanica di San Michele in Scheto è una piccola costruzione a tre navate, in cui è assente ogni accezione cromatica o decorativa. Eleganti lesene ritmano i bianchi muri da terra a tetto con armonica musicalità. Dopo il Sant'Alessandro, forse nessuna chiesa identifica bene come questa, già finita nel 1122, lo spirito del romanico lucchese. Aperta a suggestioni esterne, si mostra invece la pieve vecchia di Santa Maria del Giudice, compiuta nel 1160, che reca purtroppo profonde tracce dell'usura del tempo. Molto antica, ma successivamente rielaborata tra il X e il XII secolo, la chiesa di San Cristoforo a Lammari è uno dei documenti più importanti dell'architettura romanica minore in Toscana. Archetti pensili corrono lungo il fianco e l'abside e coronano il prospetto a capanna. Sono gli stessi che troviamo poco distante nella chiesa di San Lorenzo in Corte, attenuati però nel rilievo e ingentiliti dalla pietra chiara con cui la chiesa è costruita.
Un leggero campanile, aperto da bifore e merlato, si addossa alla facciata della pieve di San Giorgio di Brancoli, da ritenere costruita prima della fine dell'undicesimo secolo e quindi prototipo di grande interesse storico. Assai ben conservata, restaurata con cura e liberata dalle più tarde sovrapposizioni, la chiesa è tra quelle che meglio si possono intendere nel loro carattere originario. L'interno, a tre navate, è di grande nitidezza. Risaltano opere di notevole interesse, come il magnifico ambone, modicamente decorato, che si appoggia da un lato alle transenne del presbiterio, dall'altro su due leoni di grande efficacia espressiva, trattati con evidente perizia dall'anonimo maestro del XIII secolo. Il pulpito ben si inserisce nell'ambiente severo in cui gli episodi plastici sono assai laconici e dalla loro stessa sporadicità acquistano funzione e significato. La scultura lignea policroma, diffusa un po' dovunque nel corso del 200, dà luogo in Toscana ad episodi di altissimo stile, che costituiscono un capitolo a sé nel quadro più generale della scultura in pietra. La deposizione del Duomo di Volterra, grandiosa e spettacolare, si compone di quattro figure disposte con una certa simmetria ai lati del corpo di Gesù crocefisso, dominante. La destinazione popolare spiega e giustifica la rottura delle convenzioni compositive in funzione dell'efficacia scenica. La vicenda della deposizione è raccontata con una precisa attenzione ai gesti e ai movimenti, fissati come in un'istantanea. La croce di Sarzana è firmata da Maestro Guglielmo nel 1138. Il Cristo, che ha subito qualche ridipintura, vi figura con il busto eretto e la testa quasi perfettamente frontale, contornato dalle piccole Marie e da storie della Passione. Solitamente si attribuisce a quest'opera un valore prototipico nei confronti delle molte croci pisane e lucchesi che si rifanno a questo schema, a cominciare dalla forma della croce. Del tutto indipendente si mostra però a Lucca Berlinghiero Berlinghieri, che nei primi decenni del 200 firma questa croce conservata nel museo di Villa Guinigi. La croce ha piccole espansioni ai lati del Cristo, mancano le storiette, sostituite da figure. Nel volto, quello del Christus Triumphans, dallo sguardo mesto, trasognato, la stilizzazione dei temi è quasi calligrafica, di estrema eleganza. Anche a Pisa, verso la metà del 200, si avvertono dilatazioni e recuperi di cultura bizantina. Ma l'anonimo maestro della croce numero 20 del Museo di San Matteo giunge con questa al capolavoro. Ritmi, spazi, profili, architetture e figure si alternano e si riscontrano con eccezionale vivacità ed eleganza, oltre ogni cognita iconografia. Coppo di Marco Valdo, fiorentino, firma e data 1261 la Madonna del Bordone della Chiesa dei Servi di Siena. Se risultano inattendibili le teste e il velo, ridipinti da un allievo di Duccio, le vesti peraltro bene introducono al linguaggio del maestro,
memore di moduli iconografici bizantini che si diffondono ampiamente a Pisa e altrove, in Toscana e in Italia. Tali moduli non sono però accolti passivamente da Coppo. Specialmente nella tavola con la Madonna Odigitria della Chiesa dei Servi di Orvieto, egli li innerva di nuova energia, identificandoli con le strutture e segnando attraverso di essi il rilievo delle forme dilatate e dei panneggi angolati e interrotti. Attraverso mezzi e convenzionalità, già entrati a far parte del gusto più diffuso, Coppo di Marcovaldo accentua la tensione sentimentale delle sue figure, costituendo il precedente più diretto e il riscontro più significativo per il giovane Cimabue. La sua originalità balza evidente anche nella Croce di San Gimignano, che può essere considerata la sua opera maggiore e uno dei capolavori del 200. La figura del Cristo, come le storie della Passione che l'attorniano, è costruita per angolazioni e segni violenti che ne esasperano l'espressione e ne interiorizzano il dolore. A tanto non era arrivato neppure Giunta Pisano, autore di numerosi crocifissi, tra cui dominante è questo, conservato in San Domenico a Bologna. È evidente la partecipazione del Maestro all'agonia e alla morte di Gesù, che viene proposta nella figura del Cristo in tutta la sua umana evidenza. Lo stesso repertorio anatomico di ascendenza bizantina è finalizzato a una forma di espressionismo che costituirà un fondo di memoria irrinunciabile nei decenni successivi, a cominciare da Cimabue e dalla sua croce in San Domenico di Arezzo, situabile negli anni attorno al 1270. La corrispondenza con l'opera di Giunta è manifesta, ma bastano poche alterazioni ad innovare il senso dell'immagine. Basta la più vibrata flessione del corpo che accentua la dinamica espressiva fino ad esasperarla. Nel bellissimo perizoma di un rosso timbrato lumeggiato d'oro si ha la prova più manifesta della permanenza della tradizione bizantina, tuttavia temperata da ricorsi classico-ellenistici. Un'opera dunque culturalmente assai condizionata, ma tale da preannunciare l'impeto rivoluzionario dell'arte di Cimabue nei decenni successivi. Cimabue lavora a lungo nella Basilica di Assisi. Nella chiesa inferiore affresca la Madonna col Bambino in trono, quattro angeli e San Francesco. Le vicende di quest'opera, soprattutto le ridipinture, non consentono di vederla in quella che fu l'originale versione autografa. Eppure talune figure, come il primo angelo di destra, sono state giudicate tra le creazioni più intense del maestro. Meno giudicabili le figure e soprattutto i volti del Bambino e della Madonna, che hanno subito pesanti ridipinture, cui neppure il moderno restauro ha potuto rimediare. Nella chiesa superiore della Basilica Assisiate, Cimabue dà forse la misura più alta del suo genio. Nelle vele della crociera del transetto, egli dipinge i quattro evangelisti, con i relativi simboli e vedute delle capitali dei paesi evangelizzati. Occorre tener conto del fatto che l'alterazione chimica del colore ha prodotto un'inversione, peraltro qui non costante, dei rapporti tra i chiari e gli scuri.
Gli evangelisti siedono in atto di pensare e di scrivere i loro testi, uomini colti nel pieno del loro esistere, con le loro tribolazioni e passioni, senza che alcuna convenzione bizantineggiante venga a filizzare le forme. Sono questi i primi uomini vivi dell'arte dopo il mille. In condizioni assai peggiori si trova la crocefissione, poco più di un grande negativo abraso e corroso. Ma anche così se ne possono cogliere gli impeti incontenibili, il turbinio vorticoso, i gesti, i moti, le agitazioni violente. Altra opera capitale di Cimabue è la Madonna col Bambino in trono, otto angeli e quattro profeti, conservata al Museo degli Uffizi. La grande tavola riconduce per certi aspetti al Cimabue giovanile, mentre per altri riflette l'eccezionale esperienza di Assisi. È opera ricca di messaggi e di incentivi, soprattutto per l'impostazione architettonica del trono, per l'equilibrio di tutte le parti, per il rapporto fra struttura e decorazioni. Di particolare significato ed altezza poetica, i profeti che si affacciano dagli archi del trono, severi e solenni. L'opera della piena maturità, in cui si verifica una compiuta sintesi di tutte le maggiori esperienze culturali